Ciao a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. L'altro giorno stavo un po' bazzicando su Twitter per vedere un po' i tweet nel post partita di Juventus Bologna e mi è apparso il tweet di Allegri che fa gli auguri di buona guarigione a Sir Alex Ferguson, che come sapete è stato operato d'urgenza per un'emorragia cerebrale e quindi in condizioni molto gravi. Speriamo che vada tutto per il meglio, perché parliamo comunque di un personaggio molto influente, molto importante, un grandissimo uomo di calcio che ovviamente sta passando un momento veramente difficile della sua vita. Il tweet di Massimiliano Allegri è proprio questo: Stay strong, Alex Ferguson. Ovviamente non voglio parlare di questo, perché chiaramente non mi pare il caso, ma voglio parlare di quella che è stata una reazione particolare, che non c'entra nulla con questo contesto, da parte di alcuni tifosi dell'Arsenal. Come sapete, Massimiliano Allegri è stato accostato nell'ultimo anno, più o meno, da quando, l'anno scorso, dopo che ha perso anche la finale di Champions League, quindi si parlava di un Allegri che avrebbe potuto in qualche modo anche lasciare la Juventus per un ciclo finito. E si è parlato di questo accostamento all'Arsenal. È da circa un anno, se non di più, che a Massimiliano Allegri viene accostato spesso all'Inghilterra, solo all'Inghilterra praticamente, con un focus particolare all'Arsenal. Solo recentemente viene accostato dal Chelsea per il discorso di Conte e così via. Però all'Arsenal è accostato da almeno un anno. E questa cosa qua, intanto non me la spiego perché poi alla fine Allegri è rimasto. Può essere che rimanga anche il prossimo anno, ma nel caso in cui non rimanesse, non è detto che l'Arsenal sia proprio la meta ideale. Però come sappiamo l'allenatore attuale dell'Arsenal dovrebbe un po' lasciare, o comunque lì diciamo che è chiaro che l'Arsenal voglia fare anche una specie di rinnovo di quello che è una società ormai un po' fondata su uno stesso allenatore da molti anni, che non porta più gli stessi risultati perché è un po' passato. Quindi chiaramente pensare anche a un allenatore diverso, e Allegri è un nome importante dal punto di vista europeo, sarebbe sicuramente qualcosa di verosimile. La cosa mi ha fatto un po' strano, nel senso che c'è una sfilza sotto quel post che non c'entra nulla con l'Arsenal, ma è semplicemente una scritta in inglese che vuole dare sostegno a un collega, un ex collega che è appunto Ferguson. Questi tifosi dell'Arsenal sono scatenati dando un po' il benvenuto, perché alcuni ovviamente lo credono che sia già dell'Arsenal, e un po' chiedere che vada appunto all'Arsenal. Si sono scatenati. La cosa mi ha fatto particolarmente specie, nel senso che non mi aspettavo da parte di tifosi dell'Arsenal una così voglia di vedere Allegri in panchina. E ancora devo capire perché. Vi leggo alcuni commenti giusto per capire l'idea. Wow, excellent level on English. You can succeed at Arsenal. Prende, fa riferimento al fatto che evidentemente essendo il livello di inglese di Allegri molto eccellente, anche se non sei stay strong e niente di che, è giù, insomma, è pronto per andare all'Arsenal e quindi allenare una squadra inglese. Quindi è una specie di vieni, l'inglese lo sai, perfetto, vieni. What a classy tweet from a classy person. You should become Arsene's replacement. E appunto la classe di questa persona, del tweet e così via, di classe, classe, di classe, e quindi rinnova una stima a questo tifoso, rinnova una stima per Allegri come potenziale successore di Arsène Wenger. E poi vabbè c'è una risposta, imagine going from being a Champions League contender to Arsenal, come per dire sto qua da essere uno dei contendenti, andare con la squadra che contendente il titolo europeo all'Arsenal, che è un po' riconosciuta come una squadra che non vince nulla, e poi i che make Arsenal Champions League contender, giustamente, può dire con Allegri anche l'Arsenal può diventare insomma, un contendente per la Champions League nei prossimi anni. Quindi la stima di 90. Come save Arsenal super Allegri, altro tifoso dell'Arsenal che vuole Allegri come salvatore dell'Arsenal. Come to Arsenal, my manager, già il manager dell'Arsenal. Come to Arsenal, Max, we need you. My manager come to North London, quindi altro riferimento. E ovviamente le foto le vedete anche le pro pic dell'Arsenal. Come to Arsenal, grande Max. Come to Arsenal, good English expect you for this boss. Boss, quindi già boss come se fosse il boss, l'allenatore, il coach dell'Arsenal. E good English, cioè, è scritto stay strong ragazzi, non è che ha scritto chissà cosa, ma chiaramente è già un buon inizio per una futura carriera all'Arsenal. Come to Arsenal teacher, maestro in questo caso diverso. His English is coming along nicely, come Arsenal, English is on point, Allegri's Arsenal. Quindi già praticamente gli fai i complimenti per l'inglese, un modo un po' per fare i ruffiani, dire l'inglese lo sai perfettamente, quindi vieni all'Arsenal che comunque vinciamo e facciamo qualcosa di bello. Super Max Allegri di una pagina, di un profilo con Arsène Wenger, quindi chiaramente è un tifoso dell'Arsenal. Welcome to Arsenal, can save us Arsenal. Ragazzi, tutto così. Li ho scritti questi qua, ma in realtà, ragazzi, sono decine, centinaia di tweet tutti uguali, welcome to Arsenal, vieni a salvare l'Arsenal, perfetto inglese, sei pro, cioè una cosa sensazionale. Mi ha un po' stupito perché noi siamo un
un po' abituati forse troppo a vincere, e per quanto Allegri abbia fatto anche magari delle decisioni sbagliate, ragazzi, parliamoci chiaro, tutti sbagliano, ne hanno fatte anche i più grandi allenatori, e non vedo perché non possa farne Allegri. E siamo lì per uno settimo scudetto che spero che arrivi. A prescindere da questo, abbiamo fatto con Allegri un cammino vincente su di fronti e quasi quasi vincentissimo anche in Champions League. Quindi talvolta noi sputiamo veramente sul piatto su cui mi ha mangiato, e per quanto magari si possa ragionevolmente pensare che Allegri possa aver finito un ciclo, perché servono a volte motivazioni nuove, però Allegri è un allenatore straordinario che ha fatto tantissimo alla Juve e che sicuramente potrebbe fare molto anche all'Arsenal nel caso che andasse, perché l'Arsenal vive un momento di stallo in cui compra anche giocatori molto forti, una squadra molto forte, ma che evidentemente non ha stimoli, non ha idee nuove, perché è un allenatore ormai che ha adatto molto all'Arsenal, quindi che magari è un po' passato. E quindi evidentemente questi tifosi dell'Arsenal vedono di Monaco un allenatore che dall'estero viene più apprezzato rispetto a quanto lo apprezziamo noi talvolta, è una cosa che mi dà anche un po' fastidio a volte, perché ok, le critiche circa delle scelte che poi sono oggettivamente sbagliate, un conto sono coloro tra chi tra di noi per partito preso schifa Allegri dopo quello che ha vinto e fatto vedere e continua a far vedere. Quindi ragazzi, chiaramente mi fa un po' specie anche di tanto apprezzamento con un allenatore che meriterebbe molto di più attenzione da parte nostra, ecco. Detto questo, la cosa anche un po' strana è che di questi tifosi qua, vedete, la maggior parte, tranne quelli che hanno dei nomi particolari, delle pagine, sono nomi di... sono pochi gli inglesi. Se guardate, la maggior parte sono arabi, sull'est asiatico. Questo perché, come sapete, l'Arsenal e anche altre squadre è pieno di tifosi, anche i famosi arabi su Facebook che commentano dappertutto, ci sono anche in Inghilterra chiaramente. Però chiaramente è una cosa interessante, è un allenatore che viene visto bene anche non solo in Inghilterra dagli inglesi, magari Doc, ma anche da tutti i tifosi dell'Arsenal, non solo, che sono insomma qua e là in tutto il mondo, quindi provenienza diversa. Quindi è una cosa, mi ha fatto molto piacere vedere questo apprezzamento al di fuori dell'Italia, e dovremmo iniziare anche noi a farlo, soprattutto adesso che ormai c'è stato abbastanza materiale Allegri sul quale veramente ringraziarlo, al di là degli errori che anche lui ha fatto, questo è fuori da ogni dubbio, però insomma se non si sbaglia si perde anche un po' di quello che è la bellezza del calcio, perché se fosse tutto perfetto un po' si perderebbe, si avrebbe un po' noia a seguire il calcio, diciamocelo bene, ok? Anche vivere e soffrire fa anche parte del calcio, ed è bello viverlo anche in questo modo, talvolta. Poi ce ne accorgeremo fra qualche anno, quando avremo digerito tutte le cose. Quindi come sempre, forza Juve, in questo caso, che dire, speriamo che Allegri non vada all'Arsenal, perché magari potrebbe veramente fare cose molto buone a quella squadra e dare qualche problema a noi, visto che la Champions League è un obiettivo spesso, non dico comune, ma comunque giocato nello stesso insieme. Forza Juve, grande Allegri, ciao! Paura, paura, paura.